ha capito che era il suo regalo. Oh! Eccoci qua. Mi sta piacendo. Remy, ma gli piace un sacco. Siamo Rebby e Molly! E buon Natale a tutti ragazzi! Questo è il periodo più bello e più buono dell'anno secondo Rebby e Molly, perché... si mangia! Guardate qua, abbiamo un pandoro ma col cioccolato! E voi ragazzi, siete team pandoro o panettone? Scrivetecelo qua sotto nei commentini! Ma come sappiamo è Natale per tutti e anche per i nostri piccoli amici a quattro zampe! Guardate come il nostro piccolo Max! Sì, a lui piace tanto il Natale, perché quando si mangia qualcosa potrebbe finire sotto la tavola! Ma no, ma come? Allora, volete sapere una cosa? È il primo Natale di Max questo. Il primo Natale di Max! È il primo Natale! È il primo Natale! Ok, direi che Max di coccole ne ha abbastanza, vero Max? Ma oggi ragazzi, come avrete capito, apriremo i regali di Natale di Max. No, sì. No, ma povero Max, glieli apriamo noi. Ma glieli apriamo e glieli diamo, così lui ci giocherà. Perché qua dentro, guardate, ci sono tutti i regali di Natale di Max. Christmas pet. A very best Christmas. Sì, che carino. Comunque sia, questi regalini li hanno presi i miei genitori, quindi grazie mille da parte di Max. Quindi Max, ringrazia i nonni quando vedrai questo video. Allora, direi di prenderne una testa. E io qua già vedo qualcosa di strano, Oh mamma. Lo prendo? Vai, 3, 2, 1. Vediamo che cos'è. Oh. Oh. Mamma, per questo diventerà pazzo. Ma è bellissimo, Molly. Fammi toccare, fammi vedere. Si sta, Max cosa? Si sta già guardando. Vediamo un po'. Si sta già guardando. È là che ci guarda, lo vedete? È piccolo, piccolo. Guardate ragazzi, ma è troppo simpatico. Pipopipopipopi. E poi anche la campanellina. Allora, io direi di fare una cosa. Adesso facciamo vedere uno alla volta i regali di Max, così vediamo anche se gli piacciono. Esatto, così vedremo quale di questi regali gli piace di più. E fateci sapere se anche voi avete comprato dei regali di Natale per i vostri amici a quattro zampe. Ok, Rebby, sei pronta? Comunque è lo stesso colore della tua maglia, cioè quasi, però fa pandan. Che carino! Guarda! Vai, vai, andiamo a farglielo vedere subito. Andiamo, sta già arrivando! Eccolo! Il tuo nuovo regalo. Ha capito che era il suo regalo. Eccoci qua. Mi sta piacendo. Guardate ragazzi, Max sta apprezzando il suo nuovo regalo. Max, guardate, lo segue. Mi piace. Mi piace un sacco. Ok, direi primo regalino approvato al 200%, Ok, quindi questo qui ragazzi per ora è piaciuto molto. Esatto, vero Max? Primo regalino ti piace, vero? Guardate che bellino, Max su due zampe. E comunque ragazzi, Max ne ha già tantissimi di giochi. Guardate qua che roba. Oh, mamma, ragazzi. Non ci stanno più, guardate, due ripiani. Max è un viziato, ha più giochi lui di un bimbo piccolo. Ha più giochi di un bimbo piccolo. Guardate quanti sono. E in più ne mancano altri da aprire. Ok, è il tuo turno, Rebby. Oh mamma, ragazzi, questo gli piacerà tantissimo. Guardate. No. È l'albero di Natale per cuccioli. No, vabbè. Anche la stellina si può appendere. E c'è scritto: il Natale è più magico con il tuo pet. Fagli un regalo speciale. Che carino. No, vabbè, quindi l'albero di Natale per Max. Che bello. Allora, adesso qui bisognerà romperlo con le forbici, altrimenti non riusciamo a tirarlo fuori. Allora, ragazzi, tutti sanno che i gatti e gli alberi di Natale, non vanno troppo d'accordo. Eccolo! 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 Forse vanno d'accordo. Guarda, potrebbe succedere che tirano giù tutti gli alberi di Natale, ma questo è finto, quindi Max ci potrà giocare. Ed è per questo che noi non l'abbiamo fatto quest'anno per colpa sua. Ma no, in realtà ragazzi è colpa di Molly che non ha avuto paura. Io ho paura di fare l'albero. Ho paura di Max. Non sappiamo se Max avrebbe attaccato l'albero o meno, perché è il suo primo Natale. Il suo primo Natale. È un bravo gattino, vero Max? Bello,
per ora non sembra che gli lo faccia impazzire. Allora gli piace, ma lo sta ancora studiando. Lo sta studiando. Gli sarebbe piaciuto di più l'albero di Natale vero. Sì, tirarlo giù. Vabbè, non lo sappiamo, non possiamo incolpare Max ancora, eh. Vediamo, perché ci sono altri regalini qua dentro, eh. Vediamo un po'. La caramella di Natale! No, ma che carina! La caramella! Tanto, sembra un piccolo topino. Un topolino! Max, ti piace la caramellina di Natale? La sta guardando. No, vabbè, ma mi viene fame a me, ragazzi, eh. Buona questa caramellina, sembra un marshmallow. Proviamo a tirarla, sei vediamo. Pronta? Vai Max, valla a prendere! Oh! Vai! Gli è piaciuta anche la caramellina. Guardate ragazzi, l'ha presa. Gli sta piacendo. Ehi Max, ti piace questa caramellina? Hop! Secondo me gli piace, eh. Vediamo. Vediamo la caramellina. Caramellina, Max, guarda la caramellina. Guarda la caramellina. Mi sa che gli piace, quella caramellina. Prova a tirargliela. Sei pronto Max? Vai! No, è un po' addormentato Max. Il nostro piccolo Max. Vieni a prendere la caramellina. Ma ha giocato già tantissimo oggi. Ecco la caramellina! La caramellina! Prendi la caramellina! Ok, allora, a Max sta piacendo anche la caramellina, eh. Allora, direi primo posto il fantastico polpo. Esatto, secondo posto la caramellina. Terzo posto invece per l'albero di Natale. E adesso c'è l'ultimo regalo. Oh mamma ragazzi, questo sono sicura che a Max piacerà tantissimo. Perché? Cos'è? Sentite un po'. Cos'è? È un albero di Natale, ma fa rumore. No, perché adesso sarà... guarda che sta già guardando. Sta già guardando. Ok, apriamolo. Questo gli piacerà tantissimo. C'è quindi un albero di Natale che scricchiola. Guarda, si sta spiando da lassù. Ai gattini piacciono tutte queste cose che scricchiolano. Posso sentire? Vediamo. No, vabbè. Ma questo di stress piace pure a me, Molly, eh. Ma prova a tirare. Ma puoi tirare fuori qualcosa. No, lo rompi così. Lo devi lasciare dentro, così lui lo Max. Può perdere. Max, siete qui. Max, non vuoi venire? Max, cosa fai di dietro? Guarda, Max, il tuo nuovo regalo. Ti piace, Max? Lo sta studiando anche. Allora, Max, gli alberi di Natale Max li studia. Perché ancora, cosa stai facendo? Cosa stai facendo, Max? Sta mordendo l'etichetta. No, non si morde l'etichetta, guarda, Max. Guarda, qui. Lo sta studiando, non si fida. Allora, vuoi la caramella o quest'albero di Natale? Aspetta, guarda. Lo sta mordendo. Gli sta piacendo. Quale scegli? Vediamo un po'. Questo. Guarda, aspetta, lo stava per mordere. Forza Max. Mi sa che il suo preferito comunque era il polipo. Ecco, il polipo per il suo anche preferito. Questo gli piace, però gli piace un sacco. Gli piace. Ma Remy, ma mettiamoglielo in testa, aspetta. Ecco il cappellino. No, Max, il cappellino. Guarda che bellino. Guarda Molly, ha capito come si usa. Lo sta per prendere in bocca. Vai Max. Ok, quello è suo. Ha deciso quello che quello è il suo preferito. Guardate ragazzi, non ce lo vuole più dare qua sotto. Max, possiamo prenderlo? Max, quindi non ti piace questo qua o la caramellina? Li vuole giochi, tutti? Troppi giochi per Max, lo stiamo confondendo. Remy, ma gli piace un sacco. Guardate ragazzi come ci sta giocando. Ci sta giocando un sacco con l'alberello di Natale. Ok, direi che abbiamo decretato il suo gioco preferito, eh. Oh mamma, guardate che roba. Valla a prendere Max. Valla a prendere. Forza. Gli piacciono un sacco questi giochini. E qua sopra la caramella. Valla a prendere Max, guarda l'albero di Natale. Max, adesso gli piace la caramella. Forza, valla a prendere. Ok, allora vediamo Max quale sceglierà. Adesso li mettiamo tutti qui. Vediamo. Sopra la sua copertina. Che carino. Questo è il polipo. E vediamo cosa sceglie. Esatto. Forza. Chiamiamo Max. Max. Allora Max, quale regalo scegli? Il polipo, lo sapevamo. Il polipo. Guardate, gli piace tantissimo questo polipino. Vai Rebby, gioca un po' con il polipo. Ecco, vediamo un po'. Gioca un po' con il polipo. Guarda Max, cosa c'è qua? Max, Max, c'è il polipo. Sì. Il polipino! Il polipino. Ti piace Max? Vai Max, prendilo! Però secondo me gli piace molto anche l'albero che scricchiola. Anche dagli altri, Vediamo un po'. Ha troppi giochi! Guarda Max! Max, secondo me gli piace. Guarda, sta giocando! Stava giocando!
Sicuro che questo, guarda, secondo me questo gli piace un sacco, Gli Guardi, faccio. Troppi stimoli per Max, non sta capendo. Aspetta, aspetta, guarda. Guarda, sì che gli piace un sacco quest'albero. No, Max, non distruggere l'albero di Natale. No. Comunque, ragazzi, questa è la fantastica seggiolina di Max. Max sta sempre seduto qua dentro. Non è proprio una sedia, però diciamo che è la sua seggiolina. Quindi io direi di mettergli tutti i suoi giochini qua. Mettiamoglieli lì. Così sì. Può andarsi a giocare quando vuole. Ecco l'alberello di Natale qua. E abbiamo addobbato la casetta di Max. Abbiamo addobbato la casetta. L'alberello e la caramellina. La caramella. Ci sono tutti. Bellissimo. Comunque Max lo usa un sacco il tiragraffi gigante alla esatto, fine. Esatto, gli piace tantissimo, soprattutto questa cordicina. No, cosa fai Max con l'albero? L'alberello. Max, lascia l'alberello. Lascia, no. Non lo vuole tenere lui. Oh mamma mia. No, l'alberello, povero alberello. Okay. Ok, io l'avevo detto che questo gli piaceva molto. Infatti gli sta piacendo tantissimo. Le cose che scricchiolano. Perché fa rumore, lo attira. Lo attira molto, scusi, signor Coda. Guarda, signor Coda. Signor... E comunque Max, ci sono anche gli altri tuoi giochini qua, sono sparsi da per niente. Gli piace quello. Niente, gli piace quello. Max si è innamorato del suo alberello e non lo lascerà più. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Fateci sapere qual è stato il giochino che più vi è piaciuto e fateci sapere voi che giochini avete preso per i vostri gattini. Guardate, Max sta ancora giocando, gli piace troppo questo alberello. Da noi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.